Seconda partita e seconda vittoria per l'Italia alla Coppa del Mondo di Rugby del 2023, dopo il successo sulla Namibia al debutto. Gli azzurri superano l'Uruguay a 3817 al Nice Stadium. Missione compiuta per i ragazzi CTIC Tuli che, dopo aver chiuso prima frazione in svantaggio 177, ristabilire grazie a 310 parziale nella seconda metà conquista la seconda vittoria Cup. Azzurri sotto il comando del gruppo A e già sicuramente di almeno terzi. Un posizionamento che le qualifica direttamente ai Mondiali 2027. Tutti in attesa delle sfide con tutti i neri Francia, che meritano posto nei quarti di finale. In Nizza, la squadra Crauli soffre nel primo tempo. Rimane in 13 e scende al sotto 10 punti. Ma nella seconda metà i cambiamenti della musica e arrivano quattro destinazioni che si sommano a quella Pani nel primo tempo. Secondo la previsione, l'Uruguay si applica immediatamente al punto d'incontro e in due vince il primo calcio di punizione del suo gioco. L'emozione tradisce Echeverry, che non trova i poli dal campo. Italy reagisce con il cannone che recupera la palla media del campo Capuozzo che con un buon calcio mette Freitas difficoltà, costretto a correre all'indietro. Paolo Garbisi lo costringe a annullare e concedere l'Italia un mancato 5 metri. Al secondo tentativo Alessandro Garbisi serve Pagnotte in gara. Il trocar delle zebre si mette forza, riesce a schiacciare. Alan si trasforma per 70. A 10 l'Uruguay rinuncia ai posti. Va sul retro dei 5 metri e cerca di impostare un maul. Il blu in avanti. Tuttavia, si mantengono bene e alla fine guadagnano un fatturato con Radnes che riesce a penetrare nell'unità dell'avversario e metti le mani sulla palla. Echeverry manca la seconda piastra del suo gioco. Poi il Sud America 10 intercetta un passaggio di un Laminar e riferisce il suo nell'area rossa. La serie di fasi. Quindi Gardner punisce Niccolò Cannon per un sigilloso i suoi 5 metri. Sulla successiva rimessa, l'Uruguayan drive va oltre. Viene abbattuta in modo irregolare e Gardner assegna la destinazione per forare all'Uruguay 77 ali in 13 soffre ma resiste a 36. Quando dopo una grande difesa sulla sua linea di porta è costretto a cedere quando l'Uruguay si allarga e sfrutta appieno la superiorità numerica. Ata gioca su Echeverry che si allarga su Freitas. Bravo a contrassegnare in bandiera. Il calcio si trasforma dall'angolo per il 147. Della finale trova una grande goccia per il 177 con cui vai all'intervallo. All'inizio della seconda metà l'Uruguay rimane momentaneamente in 14 per un alto tackle di Villaseca su Pani, che costa il giallo al capitano sudamericano. Italia va tuscia a 5 metri. Il maul avanzato ma la nicotera è mantenuta in alto. Gli azzurri rimangono da linee dirette. Lorenzo Cannone avanzato più volte e alla fine l'Amaro si finisce per il 3 rompendo due contrasti. L'Italia aumenta pressione, Allan intercetta un calcio per incisione, inizia l'azione del sorpasso. Blu. Pani supera due avversari. Negri si fa strada e alla fine Monti Ioane riesce